occupano Canda delle Fate, noi nasciamo nel 1971 e quando ci siamo messi a creare noi facevamo quello che ci piaceva, stavamo nella cantina, provavamo tutta la sera su uno stacchetto che poi sono diventati 30 secondi di forse le lucciole, non c'era il problema, dovevamo fare qualcosa perché qualcuno ce l'ha chiesto, ma lo provavamo perché sentivamo che la magia si creava in quel momento. Quanti eroi traditi dal coraggio ed ingannati, dall'incenso e dal pianto che qualcuno venderà. A parte la presenza scenica di Leonardo, che ahimè è un grande cantante in tutti i sensi, in tutti i sensi, è difficile che noi siamo ricordati individualmente. Non ci sono leader nel nostro gruppo. E questa per noi è una bella cosa, è una grande unione musicale. È una fucina di idee singola, certo, che si mette insieme per creare un prodotto solo. Noi abbiamo cercato chiaramente di dare voce a quei sentimenti, a quei pensieri, a quelle emozioni che lasciano una traccia nell'animo, no? E con cosa? E con gli strumenti dell'arte che erano praticamente la poesia e la musica. Portando avanti questo discorso veniva fuori un viaggio all'interno dell'uomo che si interroga nelle varie fasi della sua vita in diverse situazioni. E questo praticamente è il concetto con cui noi abbiamo portato avanti in quel periodo quel lavoro, Forse le lucciole non si amano più. Quegli anni, tutto quel che si leggeva e si sentiva, e noi attingevamo di lì, come abbiamo attinto leggendo sul giornale il nome stesso di Locanda delle Fate, che era una casa chiusa da qualche parte vicino a Roma, che era stata da fine in una pagina, un trafiletto, diceva, ma guarda che bel nome, guarda, potrebbe essere il nostro. Si sentiva cosa e si trasferiva, si sentiva e si trasferiva. Mi ricordo è stato fondamentale quando è uscito il primo disco di King Crimson, quindi di lì in avanti c'è stata una folgorazione, abbiamo detto, ma che bello, ma senti che bello, allora cominciamo a farci l'idea, e poi ma anche tutti gli altri gruppi, quindi Gentle Giant, gli stessi Genesis, yes. Ecco, quando abbiamo cominciato a sentire quel genere lì, provavamo a fare le cose e ci venivano benissimo. Andavamo in sala e le facevamo, dico, ma guarda, fate meglio degli originali. Era anche una forma di esplorazione, di esperimento, di sfida, perché non è che ci eravamo dati delle scadenze. E man mano che si andava avanti, si formava il pezzo, con la partecipazione, diciamo, musicale di Michele Conta, un pianista eccellente. Noi avevamo Alberto Caviglio che era un sassafonino, era più tra virgolette, ma nel senso buono, più sinistro di tutti noi come idea, nel senso, volevo dire, proprio alternativo come modo di pensare, anche se girava in maggiolone cabrio nero, ecco, ed era un figo e cucava da matti, però era effettivamente quello che era più impegnato tra virgolette politicamente. Cioè eravamo dagli anni 70 politicamente inquadrati in un certo modo, e dove la musica progressa era musica alternativa. Molte cose di quelli che sono i brani che francamente noi cantiamo, personalmente le abbiamo provate man mano che venivamo avanti con l'età, quasi che fossero quasi un po' profetiche, via. C'è un'enorme compenetrazione fra i testi e la parte musicale, perché ti sembrerebbe di dire, ma cosa ci puoi metterci d'altro, di diverso? Perché uno accompagna perfettamente l'altro. Ombre riposano nella soffitta buia tra i resti di un tempo che ricami del mio mondo. Il bello è che anche oggi, facendo questi brani nuovamente, ci accorgiamo che sono sempre attuali. Hanno superato il tempo perché non era una moda, erano dei concetti che francamente stanno bene adesso come 30 anni fa e spero anche in futuro.
C'è una canzone molto interessante che si chiama Sogno di Estunno. Finisce l'estate della gioventù e inizia l'autunno della vita. Questa crasi sta a significare quel momento che chi va in pensione, chi smette, chi sta un po', finalmente posso fare quello che mi va di fare. Però nota amara qual è? È quella che ti accorgi di non avere più la gioventù di prima. Una persona quando è in età vorrebbe avere molti anni di meno con la testa di oggi. Si diventa nostalgici così, ma ha poco senso. Ha poco senso. È meglio utilizzare il passato come grande bagaglio personale. Qualche scelta diversa l'avrei fatta. Sì, ma tutti noi, ma con la testa di oggi. Se allora avevamo fatto in un certo modo, è perché in quel momento pensavamo che era la cosa migliore per noi. È stata veramente una sorpresa piacevolissima di vedere veramente tantissimi giovani venire a concerto, cantare i nostri pezzi, cantare con dei testi che sono tutt'altro che qualcosa di semplice, ma li sapevano a memoria. Il fatto che vengano quelli della mia età lo trovo abbastanza scontato, invece che vengano i giovani è una bella soddisfazione, ma non solo per noi, cioè per chiunque. Se sono dei giovani che amano questo genere, amano della musica più impegnata, forse c'è ancora un po' di spazio. Cioè che la musica circoli, che non stia nelle catene, che ne venga fuori.